Quattrini. Mario. Anche Giulia, aspetta. Ma... 99, ah, 98, 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 99, penso da prima. Non è obbligatorio, può scegliere. Sì, vabbè, famogli fare. Un bike anche questo, dietro. Mettiti il mountain bike. Mountain bike, questa è la mountain bike, non è una bici cross, eh? Meno un buchetto. Bene. Daniele fa cosa tecnica? Ma io da lì, La mountain bike. Ah, vabbè, uguale, c'è il posto. È vero, tanto sta c'è il posto, c'è il posto. Vai avanti, 57. Dovete essere da vostro davanti. Dai, tira la linea, okay, vai. 62. Ecco, non lo so 62. Io. 62. Sì. 30 secondi. Ragazzi, questi sono ragazzi. Abbiamo 30 secondi alla via, quindi ci prepariamo, signori e signori, la linea via. Questa giornata di ciclocross, via, ovviamente Sporting e Resort. Tutti insieme, siamo alla presidente di giuria. We can sit together. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon divertimento con il fattivo Marcello e vittorioso, siamo passato nella prova junior a Guadalupellino in provincia di Perugia, il secondo appuntamento del circuito toscano Aurea Ciclocross. Ma andiamo a vedere bene chi è il compagno di Lorenzo Bianchini al comando di questa coppia che si è formata nel corso di questi primi minuti di gara. A sentire poi riconosciamo Michael Nessi, compagno di Marco Guerrieri, per un ciclo primario della categoria Master 5. Quindi ecco una prima coppia che possiamo già presentare con la serie motore di Lorenzo Bianchini per il Bertinanda in seconda posizione. Riconosciamo poi al terzo posto che troviamo vittorioso nella prova di quattro termini di sabato scorso, Michael Nessi per il team Segna Bike, che manca mai il ciclo primario, il primo piccolo quartetto che si è riuscito a formare subito dopo la partenza. Proprio qui sul rettilineo di arrivo.
subito un breve passaggio del numero 86, lo specifico con nella categoria Master 8 proprio con Piero Angelo. Parte più veloce veramente bianchino, dato la mia ruota, ieri c'è fare il passaggio in stato, sia in campo che nel corso di questo terzo giro. Abbiamo un terzetto al comando, abbiamo Lorenzo Bianchini che è prima bike di finanza, categoria Junior Uomini, andiamo con il numero 95, Lorenzo Bianchi, che è il finanza che è lì. Categoria Master 4, il numero 200. Vanno veloce, nel frattempo guardiamo anche l'orario, signore e signori, siamo alle ore 13:55, 25 minuti di gara in questo momento, quindi 15 minuti al termine. La coppia del comando è in transito in questo momento, quindi Alberto Lavoni. Il passaggio per Gianfranco Primaveri, quindi stop Pasquini sull'azzurra, e purtroppo si ferma il numero 105. E per il biker, i bike di Città di Castello, passano a 1. In questo momento nel traguardo qui presso l'Umbria Verde Sporting e Resort. Abbiamo il passaggio di palla Innocenzi in terza posizione nel numero 54 di Master 4. Passaggio del numero 53, quindi ripartiamo nella categoria Master 4.